Radio Luna. Buon pomeriggio a tutti e bentornati su Radio Luna da Andrea Garzanti. Oggi parliamo con delle persone che sono molto più famosi degli imprenditori e sono gli zigzaghini, i famosissimi zigzaghini. Io parlerò in questo momento con Marco Messore, però alle sue spalle ben carrozzato. Buon pomeriggio Marco, come sta? Assolutamente, buon pomeriggio a voi, bene, tutto bene. Stai bene? Sì, ti sì, vedo sì. Bello sorridente, ma è il fatto di essere zigzaghino che ti fa essere sorridente oppure tu per natura sei ma così? Ma diciamo che per natura sono così, ma non quando indosso il costume del gruppo mi cambia proprio il modo di, cioè, di atteggiare. No, no, o l'uomo ragno, no, non esageriamo. Ma forse sul palco qualche atteggiamento alla Superman e uomo ragno a volte mi capita di assumerlo. Sì, nei vari balli, nelle coreografie, certo. Ma è una situazione di trance che avviene solo in quel momento. Solo in quel momento, quindi adesso possiamo anche non stare in trance. Assolutamente, stiamo tranquillamente. Stiamo comodamente seduti. Senti, e sorridendo. Vabbè, abbiamo introdotto, ho detto che tu sei Marco Messore e che fai parte degli zigzaghini. Per quei 3-4 molisani che non sanno chi sono gli zigzaghini, vogliamo ricordarlo? Assolutamente. Allora, è un gruppo folcloristico di ricerca che nasce nel 1963, fondato dal professor Nicolino Di Donato, che è mio nonno. Sì. E è nata così, una storia nata per gioco. Lui insegnava, era insegnante e docente di educazione fisica a San Giovanni e con i suoi alunni ha avuto l'idea di riportare in auge una vecchia sagra ormai in disuso a San Giovanni, la sagra dell'uva. Il primo anno è stato un successo, il secondo è stato un successo ancora più amplificato e allora si è pensato di continuare. Nel 69 il gruppo si è esibito per la prima volta in un festival importante a Monte Sant'Angelo e un coreografo slavo, di un gruppo slavo allora che di Belgrado, che era partecipe e protagonista di questo festival, ospiti della Pacchianella di Monte Sant'Angelo, avvicinò mio nonno e disse: continua perché questo gruppo ha stoffa. Dal 63... a tuo nonno quello gli dovevano dire. Esatto, solo quello. Assolutamente. Dal 63 fino ad oggi abbiamo chiuso un cerchio importante, 60 anni di attività ininterrotta e continua. In e giro non per mi dire queste cose, perché 60 anni, io sono del 62, ne hai detto 60 anni, mi è venuto subito un colpo al cuore. Ma nel corso di questi 60 anni, beh, ovviamente gli attori sono cambiati, i ballerini sono cambiati, i cantanti, i musicisti, eccetera, ma c'è stato un periodo di flessione oppure l'interesse è stato sempre identico? L'interesse è stato sempre identico, è stato sempre vivo e tranne in qualche cambio generazionale, sì. Ma chiaramente ci sono stati dei momenti in cui si è lavorato di più perché in alcune giri di boa, diciamo, chiamiamoli così, più elementi avevano bisogno di più lavoro, quindi insomma la mole di l'atteggiamento è cambiato in base a questi elementi, insomma. Ho capito. A proposito di elementi, attualmente quanti ne siete? Ne siamo 33-34, però di solito durante gli spettacoli e le tournée il numero varia da 19, 26, 24 vabbè, ma non fino è che tutti... a 30. Assolutamente. Mica siete o siete professionisti? No. Siete professionali, non professionisti? Professionali, sì. Sicuramente è quello che il pubblico, poi il feedback che il pubblico ci rimanda sempre, è quel messaggio che noi trasferiamo e il pubblico a loro volta trasferisce a noi. Professionali, ma siamo e rimaniamo sempre dilettanti. E pertanto in tournée, beh, non ci possono venire tutti perché qualcuno probabilmente ha degli impegni di lavoro, degli impegni di famiglia. Assolutamente. Che gli impediscono. Ma riusciamo sempre a mettere insieme. A andare fino in fondo all'impegno e all'invito che ci viene, insomma, rivolto. Ma voi non vi siete mai spostati da San Giovanni in Galdo? Mica siete andati a Campo di Pietra? No. Il gruppo è nato a San Giovanni in Galdo ed è di San Giovanni in Galdo. Ma li ospitate quelli di Toro? Come no? Ma da sempre, già dal 70, quando nonno ha iniziato, ebbe l'incarico di docente a Petrella Tifernina. Venivano ragazzi di Petrella, a Casa Calenda, ragazzi di Casa Calenda, di Busso, di Toro, molti di Toro. C'è stato un periodo che c'erano diversi ragazzi di Toro e adesso ci sono diversi ragazzi di Campo di Pietra, perché io insegno lì. Quindi il dualismo, cioè San Giovanni, Toro, Campo di Pietra, con gli zigzaghini non esiste. C'è stato sempre grande rispetto
veramente nei confronti degli zigzaghini, sia per quanto riguarda il paese di Toro, il paese di Campo di Pietra, che poi sono i paesi più vicini. Eh sì, ci sono venuti anche ragazzi di Matrice, hanno sempre dato man forte e sono stati sempre accolti e si sono sempre comportati da grandi persone, come se grandi fossero uomini. Di San Giovanni. Assolutamente. Beh, sì, questa è una battuta forte. No, stupidaggine. Sempre con grande rispetto. E vabbè, chiaro. Infatti bisognerebbe dargli la cittadinanza onoraria a questi ragazzi. E beh, sì, così fortunatamente potrebbe incrementarsi la dimensione anagrafica di San Giovanni in Galdo, perché da un punto di vista anagrafico San Giovanni in Galdo non mi sembra molto florido. No, è un paesino, come la maggior parte dei paesi, dei nostri paesi, soffre lo spopolamento. Però bisogna dire che le iniziative da parte delle associazioni, dell'amministrazione, sono state tante e diverse. Regalati il Molise, il recupero del centro storico, il Morrutto. Davvero si è fatto abbastanza, per non dire, cioè non voglio essere, insomma, ma per almeno dare una scossa. Non debellare questa grande pena, certo, che è lo spopolamento delle nostre comunità. Ma non è compito dell'amministrazione comunale di San Giovanni in Galdo, perché addirittura c'è lo spopolamento, la diminuzione demografica anche a Campobasso, che insomma è un po' più grande, certo. È la città più grande del Molise, quindi insomma attribuire questo compito a un piccolo comune. Ci sarebbe bisogno di una politica un po' più ampia da questo punto di vista, ma anche una politica nazionale che faccia in modo che ci sia un incentivo a che i paesi non diminuiscano sempre, ma non è speriamo, il nostro compito. Speriamo. Marco, ma il nome Zigzaghini, come gli è venuto in mente al tuo nome? Zigzaghini viene da, il nome Zigzaghini proviene da un passo di danza, lo Zigete e Zagete, della quadriglia. La quadriglia è una danza di importazione francese, quindi è una danza a comando, e i comandi sono, è una mistura di dialetto e lingua francofona. Fammi un esempio. Reschenguida, Chenchelladin, Madame Dalumier, Condré, Essi Galoppa. La prima che hai detto non ho capito niente. En le vere, ai paziate, sono tutte, insomma, En le vere è proprio francese. En le vere è il dialetto, Chenchelladin è francese, quindi vedi, Madame Dalumier. Beh, tutte queste cose, sì. Insomma, quindi viene da questo, e voi avete mantenuto, perché insomma si ricorda anche molto facilmente Zigzaghino. Tu sei il, allora, prima mi hai detto che insegni, che cosa insegni? Io insegno educazione musicale e anche un gruppo di folklore di ragazzi delle scuole, sì, medie, che da 12 anni si cimenta e si adopera per far conoscere. Io in queste ore, durante l'anno, cerco di amplificare la sensibilità nei confronti di questo mondo, della tradizione popolare, da parte dei ragazzi. Senti, quindi tu ti occupi delle musiche, ma sei anche il coreografo? Sì, sì, no, sì. Danze, musiche, però c'è da dire che noi siamo i continuatori, cioè io, nel senso, sono il, posso dire, il garante di quello che è stato fatto e ideato da mio nonno, assolutamente, diciamo, da mio nonno e poi da mio padre. Insegnò, venne qui a insegnare al conservatorio nel 72, nel 75 conobbe mio nonno e ha sposato anche la figlia di mio nonno, perché se no non saresti nato. E dal 75 lui ha lavorato incessantemente alla rielaborazione e all'esplosione musicale del gruppo. Quindi voi siete cultori soprattutto della tradizione, ma del mantenimento della tradizione nella danza e nella musica. Sì, certo. Ma a te non ti è mai venuto in mente di fare una cosa nuova che non è stata mai fatta? No, perché non ne ha senso. Perché secondo me non ne ha senso, sarebbe una forzatura in questo momento, perché lo spettacolo degli zigzaghini è quello che il pubblico ci fa sentire, è ancora attuale. Va quindi bene così com'è. Non c'è nessun bisogno, sarebbe solo una forzatura. Come si dice, squadra che vince non si cambia. Bene, pausa.